Bene, amici di music.it, una piccola anteprima con il nostro unboxing, dove ci è giunto ancora stamani il nuovo Lumia 610 di Nokia. Confezione molto compatta come quella che abbiamo visto sui precedenti Lumia. Procediamo con l'apertura della confezione, troviamo subito il nostro telefono che dopo andremo a vedere molto brevemente. Ricordiamo che questo è solo un unboxing in anteprima. Qui troviamo tutta la manualistica necessaria che viene fornita. Troviamo poi il cavo dati condiviso anche con il caricabatterie, che troviamo qui in dimensioni molto compatte. Cavo dati quindi micro USB, USB che funge anche da caricatore quando lo si attacca al PC, e troviamo degli auricolari di ottima fattura in ear, pur essendo un telefono di fascia bassa prodotto da Nokia con Windows Phone. Vi faccio vedere subito l'apertura della scocca posteriore e troviamo una batteria che andremo a vedere, vediamo se riesce a mettere a fuoco la fotocamera. No, vi dico che la batteria è da 1300 mAh. Non posso dirvi nulla sull'autonomia perché appunto ci è giunto stamani il telefono. Qui abbiamo il vano per la micro SIM, non abbiamo però nessuno slot per la micro SD. Rimettiamo la batteria e chiudiamo il tutto. Intanto accendiamo il telefono con il tasto dedicato per sblocco, blocco e spegnimento e accensione del telefono. Facciamo il classico tour hardware, parte destra con il nostro bilanciere per il volume alto e basso, come detto precedentemente il tasto sblocco e blocco, fotocamera, tasto per la fotocamera a doppia corsa che è da 5 megapixel con flash LED. Qui troviamo la griglia per l'altoparlante di sistema, parte sinistra pulita, parte inferiore anch'essa pulita e parte superiore con il jack per la micro USB, jack standard da 3,5 per le cuffie e il nostro microfono. Il telefono si è acceso, è un Windows Phone Mango 7.5, dimensioni siamo molto compatte, per altezza 119 mm per 62 di larghezza e 12 di spessore, solo 131,5 grammi di peso, direi molto leggero per essere un telefono ben compatto. Abbiamo un processore da 800 MHz con 256 MB di RAM. Vi faccio vedere dalle impostazioni, vediamo le info su questo telefono. E il telefono già ci dice Windows Phone che il telefono è dotato di 256 MB di RAM e quindi la disponibilità di applicazione e funzione limitata. Non possiamo qui mettere, poi ve lo farò vedere successivamente nella nostra recensione completa, Skype come WhatsApp, come Angry Birds non possono essere installati. Detto questo, memoria interna abbiamo 8 GB. Non abbiamo messo una SIM, quindi non posso farvi ascoltare la parte telefonica. Insomma, un telefono direi con prime impressioni positive, sia per la compattezza sia per l'uso dei materiali. Insomma, cosa dire? Nei prossimi giorni faremo la recensione completa. Vi faccio vedere subito un piccolo confronto con Xperia S per le dimensioni. Vi faccio vedere per lo spessore, come potete vedere.
dell'altezza. Insomma, un telefono tutto da provare con svariate sorprese. Per questo unboxing è tutto. Dimenticavo che abbiamo anche i tre tasti touchscreen, il tasto indietro, il tasto home e il tasto cerca. Dunque, per questo unboxing allora è tutto. Ci rivediamo nei prossimi giorni con la recensione completa. Per thenewsgeek.it, Giuseppe Castorina.